a tutti e ben ritrovati qui sul canale oggi parliamo della ventilazione meccanica controllata prima di partire con il video fatemi fare una premessa tratterò la ventilazione meccanica controllata su due video questo è il primo video un video che abbia a 160 gradi tutti gli aspetti principali legati alla ventilazione meccanica controllata quindi la qualità dell'aria quali sono le tecnologie per la ventilazione meccanica controllata le normative e quant'altro il secondo video che vi consiglio di vedere successivamente a questo se non vi siete addormentati è un video speciale della tecnologia è un video anche un po' particolare, non vi svelo nulla. Eventualmente andatelo a vedere dopo. L'ultima premessa è un ringraziamento speciale all'azienda Aldes di Modena che mi ha fornito tutta una serie di documenti che troverete in parte in questo video, in parte nel secondo video. Un'azienda internazionale leader del settore, come leader del settore, ci sono anche tante altre aziende. Un'azienda leader che mi ha invitato a Modena a visitare per un'intera giornata la loro azienda, a parlare tecnicamente con i loro ingegneri e a confrontarsi. È stata una bellissima esperienza per me e cercherò in questo video e in quello successivo di trasmettervi tutte le cose che ritenevo più importanti da sapere per avere un'infarinatura di base su questa tecnologia. Allora, che cos'è la ventilazione meccanica controllata? I sistemi di ventilazione meccanica controllata sono impianti che consentono di gestire il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre. O porte tramite condotte di ventilazione forzata collegate con gli ambienti interni da aspiratori per la rimozione dell'aria viziata o inquinata e da diffusori per l'immissione di aria nuova. Vedete nella slide una tipologia la singolo flusso, l'altra tipologia doppio flusso. Poi entreremo nel dettaglio. A cosa serve la ventilazione meccanica controllata? La VMC ha i seguenti scopi: ricambiare l'aria meccanicamente nei locali recuperando calore e quindi abbiamo risparmio economico sulla climatizzazione rispetto alla prima le finestre, anche se ammetto che il risparmio economico è abbastanza lieve rispetto a tutti gli altri benefici, e una certezza che vengono fatti necessari ricambi d'aria allo scopo di espellere le sostanze nocive presenti nei locali e ridurre il rischio di tutti gli aspetti legati alla salute e al benessere ambientale. Fittare l'aria in ingresso, quindi ridurre il contenuto di pulviscolo atmosferico all'interno della stessa per un ambiente più salubre. La respirazione è importante, non se ne parla solo nello yoga. La respirazione è un gesto istintivo e poi che è nato nell'uomo. Pensate che l'uomo mediamente al giorno fa 12.000 respiri, pensate quanti volumi d'aria immettiamo nei nostri polmoni e quanta CO2 espelliamo. Ci sono tantissimi studi e tecniche inerenti alla respirazione, molte delle quali asseriscono che un corretto esercizio permette di migliorare il nostro equilibrio psicofisico. Però non ci rendiamo conto che è importante il respiro, ma è anche altrettanto importante come è composta l'aria che noi respiriamo, perché quest'aria va effettivamente nei polmoni. Non vi ho convinto? E allora ditemi voi, dove preferireste fare yoga fra queste due immagini? La risposta sembra abbastanza scontata. Ma mentre nella prima foto l'olfatto e la vista ci avvertono del rischio, nella seconda i sensi non possono aiutarci. Anzi, ci rassicurano in un certo senso. I rischi maggiori, questo è un dato acclarato, sono negli ambienti chiusi. La classificazione di queste sostanze nocive si sta evolvendo proprio in questi periodi, ne no, accenneremo fra poco. I sistemi di classificazione attualmente più usati sono quelli del PM, il famoso PM10, PM2,5, PM25, eccetera. È sostanzialmente il diametro di queste particelle di pulviscolo. Sappiate che il PM10 aumenta l'asma tutto l'anno e le bronchiti in inverno. Qui vi ho messo nella slide dati ARPAT della regione Toscana, ma potete andare ad acquisire tutti questi dati e quelli che vedete nelle slide tranquillamente su internet per ogni località dove siete in Italia la composizione dell'aria questo è un dato di wikipedia l'aria è composta da azoto ossigeno e argon e da tutta un'altra serie di atomi e molecole che compongono il pulviscolo atmosferico non tutto ciò che è contenuto nell'aria è nocivo e comunque solo elevate concentrazioni di alcune sostanze creano degli svolti fisici andiamoli a vedere anche questi dati della regione toscana sono presi dai dati iPad che trovate tranquillamente su internet andiamo a vedere l'ossido di azoto l'ossido di azoto elevate concentrazioni procura irritazioni delle mucose degli occhi e del naso Le concentrazioni esterne aumentano all'interno dei nostri immobili nelle cucine durante la cottura di cibi e gas vedete l'NO2 in questo caso appunto l'ossido di azoto in toscana è particolarmente concentrata a casa mia a livorno perché è sviluppato soprattutto dalle zone portuali e nella zona del fiorentino quindi queste zone già partono con una situazione esterna abbastanza gravosa se si aggiunge quella prodotta all'interno delle strutture si ha il risultato che è fortemente consigliata in queste zone la ventilazione meccanica controllata. Gli ossidi di zolfo ad elevate concentrazioni procurano bronchiti, asma, tracheiti ed altre irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose. Le concentrazioni esterne, cioè la persistenza che c'è all'esterno, aumentano all'interno delle case tenendo il riscaldamento acceso. Quindi d'inverno ci sono elevate, possono esserci elevate concentrazioni di ossido di zolfo all'interno delle nostre immobili. Poi c'è l'ozono che ad elevate concentrazioni procura infiammazioni e danni all'apparato respiratorio. Però all'interno dei nostri immobili, al di là che ci può essere una forte concentrazione esterna, non ha particolari fonti all'interno degli immobili per aumentare la concentrazione. Poi c'è il radon, la concentrazione di radon è molto bassa normalmente nell'aria aperta, mentre può arrivare a livelli di pericolo in luoghi chiusi o sotterranei se non areati. Ad elevate concentrazioni, se inalati, si depositano nell'epitelio bronchiale, provocando malattie cancerogene che colpiscono l'apparato respiratorio. Quindi si parla di tumori al polmone. Poi abbiamo il monossido di carbonio. L'elevata concentrazione di monossido di carbonio riduce l'attenzione e la memoria, crisi cardiaca fino alla morte per aspetto. Cosette comunque la concentrazione aumenta con fumatori, impianti di riscaldamento e cucine non ventilate. Quindi si parte già da una situazione magari preesistente di monossido di carbonio e si va ad aumentare negli ambienti chiusi. La diride carbonica, la CO2, quando i livelli di CO2 sono molto elevati, si può avere sopore e senso di stordimento, profonda astenia o mal di testa. La concentrazione di CO2 aumenta con la respirazione in un locale non areato e si associa ai sintomi della riduzione di ossigeno nell'ambiente. Vi ho messo l'immagine del baldacchino perché ormai sono quasi completamente in disuso ma secoli fa quando venivano usati i letti a baldacchino e si chiudevano tutto attorno a sé le tende questi drappi molto pesanti i volumi d'aria da poter respirare durante la notte da parte della persona erano molto ridotti e quindi le elevate concentrazioni di CO2 a fine periodo di sonno al momento del risveglio la persona spesso aveva forti mal di testa ed era spesso stordita questi sono i motivi principali per cui oggi i letti a baldacchino non si usano più poi abbiamo i contaminanti biologici ci possono essere contaminanti biologici e sono sorgenti di inquinamento che siano hanno alla presenza di acqua stagnante, manufatti tessili, di alimenti, di piante o di rifiuti. Sono disponibili manifestazioni allergiche causate da muffe, spore fungine, amebe, alghe, batteri, escrementi derivati da acali, insetti e parassiti, polline e endotossine e quant'altro. L'ultima ma non ultima è il vapore acqueo: un eccesso di umidità in ambienti non ben ventilati può portare a formazione di muffe nei punti più freddi, quindi ponti termici, quindi pareti Retrostanti armadi e quant'altro. Il vapore imbibisce le pareti riducendo le prestazioni termiche e il vapore acqueo favorisce le muffe. Le muffe sono sostanzialmente dei funghi che si riproducono sotto forma di spore gettate nell'ambiente. Questi funghi sputano le spore per la riproduzione, le spore vagano nell'ambiente, in parte si depositano sulle pareti e crescono nuovi funghi. Ma non sono i funghi per farci il risotto, ovviamente. Queste spore contenute nell'ambiente, magari nella camera dove dormite tutta la notte, possono creare in base alla concentrazione dolori muscolari a carico dell'orecchio e dell'articolazione, febbre, lacrimazioni, tosse, dermatiti con desquamazione nella pelle, eruzioni cutanee e prurito. Le conseguenze di un'infezione in ammuffa muffa possono portare anche a danni cerebrali con perdita di concentrazione, perdita di memoria, cambiamenti di umore, ansia, depressione, sanguinamento del naso, dei polmoni o rettale. Ecco, ora che ho fatto il terrorismo psicologico lo voglio completare. Mettendoci il fioco su questo regalo e dicendo cosa? Dicendo che tutte le cose che abbiamo letto fino adesso sono, diciamo, l'estremo o possono essere l'estremo in certe situazioni, però. Non c'è un on-off, cioè, ci sono poi anche le condizioni intermedie, condizioni in cui noi riusciamo magari a percepire uno stato inconscio di malessere, ma non riusciamo ad associarlo, magari alle muffe, alle alte concentrazioni di CO2 e quant'altro. È chiaro che un sistema di ventilazione meccanica controllata vi permette di migliorare notevolmente la qualità dell'aria indoor e vi permette quindi di evitare anche lontanamente la possibilità di avere questi disagi anche in forma lieve e impercettibile la Uni 10339 ci dà una definizione di qualità dell'aria o meglio ci dice che per definire la qualità dell'aria accettabile deve essere composta come nella tabella fatevi una ricerca nelle zone in cui siete e andate a vedere se la composizione dell'aria nella vostra zona rientra in questi parametri ricordandovi che questi parametri definiscono l'aria accettabile non ottima cioè è il minimo per la sufficienza quindi cosa fare per riavere il benessere Andiamo in Amazzonia, potrebbe essere un'idea la ventilazione meccanica controllata è una soluzione. Altrimenti, aprire tanto le finestre bisogna aprire moltissimo le finestre, ma non risolve tutti i problemi perché l'aria esterna che mettiamo negli ambienti non è purificata. E se siamo in situazioni di qualità dell'aria, come si è visto prima nelle mappe della Toscana, disagiata, sicuramente far entrare l'aria sporca dall'esterno migliora. Ma non è che le cose migliorino tantissimo. Inoltre, bisogna che le finestre vengano aperte cosa che spesso normalmente non viene mai fatta. La 10339 definisce anche gli impianti aereaulici ai fini del benessere. Un impianto di ventilazione sia esso meccanico o naturale deve garantire un'immissione di una quantità minima di aria esterna a seconda della tipologia dell'ambiente, la filtrazione minima convenzionale dell'aria esterna e dell'aria di ricircolo per purificare l'aria porca che viene dall'esterno, la movimentazione dell'aria nel volume convenzionale occupato e la zona, definizione di zona occupata la trovate nella slide. La 10339 che è la colonna portante la ventilazione meccanica controllata definisce anche quale deve essere la portata di ricambi d'aria necessari vedete qui sotto questa tabella in base al tipo di attività andiamo a calcolare l'affollamento all'interno dei locali o viene definito da parte del fruttore stesso, da quello ricaviamo la portata in litri al secondo o in metri cubi ora la tabella prosegue nella slide successiva come vedete, mettete in pausa il video se vi interessa e poi proseguite e leggete la slide la 10.39 parla anche dei sistemi di filtraggio e definisce la classe di filtri e l'efficienza di filtrazione secondo lo staccio di tabella qui sotto. La tabella, in base anche qui all'attività, fornisce il livello di qualità di filtrazione. Abbiamo tre tipologie di filtri, filtri media efficienza, filtri alta efficienza e filtri assoluti. I filtri assoluti sono, per farvi un esempio, quelli che si usano nelle sale operatorie. Ogni filtro con data efficienza deve essere preceduto anche da quelli di categoria precedente. Quindi vedete, se è necessario un filtro A, deve essere preceduto da un filtro E. Per complicare le cose sono uscite la norma N779 e la N1822 per le prestazioni dei sistemi di filtraggio da quei dati che abbiamo visto da 10339 in base alla classe di filtro che è assegnata nella slide precedente se non l'avete visto tornate indietro, ad esempio per le abitazioni la classe di filtro deve essere fra 4 e 7 andiamo a vedere nelle tabelle ad esempio N779 classe di filtro 4 corrisponde a una classe di filtrazione G4 la classe di filtro 7 corrisponde alla classe di filtrazione F7, quindi per un'abitazione solitamente, salvo che il cliente non voglia un filtro ancora più prestazionale, bisogna mettere o un filtro G4 o un filtro F5G4 o un filtro F6 e un filtro G4 o un filtro F7 e un filtro G4. È la regola che si è vista appena un secondo fa. I filtri GX sono per polveri grossolane, i filtri FX dove X sta per il numero sono per polveri fini, i filtri HX sono per filtri assoluti. Se se non vi bastano queste due normative? È in vigore dal 1 gennaio 2017, sarà cogente, diciamo quest'anno è un anno di coesistenza con la norma precedente. Dal 1 gennaio 2018 sarà cogente la ISO 16890, che definisce le prestazioni dei sistemi di filtraggio. La tabella che vedete qui è la tabella di conversione dalla UNI 779 alla ISO 16890. Quindi, se prima andavamo a chiedere un filtro F7 per un'abitazione, ad esempio, ora dovremmo andare a chiedere. Un'efficienza IPM1 compresa fra il 50 e il 75%, un'efficienza EPM 2,5 maggiore del 70%, un'efficienza IPM 10 maggiore dell'80%. Vedete si va sempre di più nella semplificazione andiamo ad analizzare la manutenzione dei filtri perché la manutenzione dei filtri può essere un aspetto importante soprattutto per la parte gestionale dell'impianto uno spende soldi all'inizio e pensa di aver risolto in realtà sì è vero spendi soldi all'inizio però c'è un minimo aspetto legato alla gestione che è opportuno saperlo prima di acquistare la manutenzione dei filtri entra tra i costi ovviamente di gestione che devono essere sempre analizzati in base alla tipologia di filtri possiamo avere le seguenti osservazioni a carattere generale non puntuale quindi filtri di media efficienza i GX per intendersi possono essere generalmente aspirati e rimessi nel recuperatore, costi quindi zero, magari ogni tanto cambiate. nella margine vedete un filtro G4 e a fianco il suo omologo dopo sei mesi che è stato all'interno di una città, in questo caso Bologna, di parrucchieri è un filtro sulla mandata quindi che filtra l'aria che viene immessa all'interno dell'ambiente poi, i filtri ad alta efficienza devono essere sempre sostituiti almeno una volta l'anno e quindi ci sono i costi a partire da, eh, bisogna vedere chiaramente il filtro, le dimensioni del filtro e tutto, anche il tipo di di, di, di qualità del filtro perché ci, di classe di filtrazione i filtri assoluti devono sempre essere sostituiti almeno due volte l'anno questi sono i limiti superiori poi in certe situazioni in città particolarmente sporche vi dicendo gli interventi devono essere fatti magari più spesso la UNI 15242 ci dà una possibile formula per fare un calcolo delle portate di ricambio d'aria naturale quando apriamo le finestre io mi sono fatto uno schema Excel inserendo tutte le formule previste e quindi grazie a questa è possibile definire abbastanza in maniera analitica quant'è la portata di aria di rinnovo derivante alle finestre, quindi facendo una riflessione sulla, sulla UNI 15.242 e la 10339, possiamo dire cosa possiamo dire che con la 10339 abbiamo visto quant'è la portata necessaria di ricambi d'aria all'interno del locale in base al tipo di attività, definito qual è la portata in metri cubi ore in base alle finestre, alle porte-finestre a quant'altro c'è nell'immobile. Possiamo definire qual è la portata di rinnovo che possiamo. Avere dall'apertura degli infissi a, a livello statistico, chiaramente. Quindi, se la portata d'aria di rinnovo è maggiore della portata necessaria per il benessere, allora in teoria possiamo anche stare bene così. Se la portata d'aria di rinnovo derivante alle finestre è è minore della portata d'aria necessaria per il benessere in quel tipo di attività e con quella quantità di affollamento: allora il gap che c'è tra la portata di, di ricambi d'aria naturale e la portata di benessere deve essere colmato da una ventilazione meccanica controllata. Attenzione: che il dato della 15.242 è un dato statistico. Per cui, se voi non ci siete mai, ad esempio, in casa o non aprite nel terziario mai gli uffici delle finestre degli uffici, è chiaro che anche quella quantità di portata definita statistica dalla 15.242 per l'area di rinnovo da quel tipo di finestra non dovrà essere considerata e quindi andando a favore di sicurezza si potrà definire la portata della 1039 come la portata di calcolo per la ventilazione meccanica controllata abbiamo poi le leggi sui, sui locali fumatori la legge 16 gennaio 2003 numero 3 legge nazionale che definisce per i locali fumatori i seguenti requisiti per quanto riguarda ovviamente la parte di ventilazione meccanica controllata essere mantenuti in depressione non inferiori a 5 pascal devono essere dotati di ogni mezzi meccanici di ventilazione forzata in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare far sì che l'aria di ricambio sia adeguatamente filtrata far sì che la portata d'aria supplementare Supplementare minima da assicurare, sia pari a 30 litri al secondo per ogni persona, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone al metro quadro. Attenzione: supplementare. Siccome mi è capitato purtroppo di andare a intervenire causa tribunale in alcuni impianti gestiti da altri professionisti, ritengo opportuno sottolineare il fatto che la portata d'aria supplementare minima, di 30 litri al secondo per ogni persona, non è quel dato che deve essere utilizzato per dimensionare il sistema. Ventilazione meccanica, ma quel valore di 30 litri al secondo deve essere sommato al valore calcolato dalla U10.339. Quindi siamo in un bar, si calcola per quel bar le portate necessarie per la ventilazione meccanica controllata secondo la 10039 e ci si somma le portate previste per la normativa sul locali fumatori e da lì si dimensiona poi l'impianto di ventilazione. Inoltre devono essere fatti in modo tale che l'aria proveniente da locali per fumatori sia espulsa all'esterno attraverso impianti e quindi non ricircolata. La legge in questione è stata integrata col DL 12 gennaio 2016 numero 6 ma non aggiunge nulla sull'aspetto della ventilazione meccanica controllata. Poi state attenti perché la normativa nazionale siccome hanno delega anche le regioni è possibile che nelle singole regioni dove siete ci siano le normative regionali magari anche più stringenti quindi verificate nella regione in cui siete se effettivamente ci sono normative a carattere regionale in Toscana, io al solito dico sono in Toscana e faccio questa analisi abbiamo la legge regionale 25 del 4 febbraio 2005 che però per quanto concerne direttamente la ventilazione meccanica controllata non aggiunge nulla di più questo schema non ve lo leggo, leggetevelo voi è un domanda risposta che vi dovete fare per capire se la ventilazione meccanica controllata può essere un aspetto importante. Si accennava all'inizio, la ventilazione meccanica controllata si suddivide in due macro tecnologie: la tecnologia a semplice flusso e la tecnologia a doppio flusso. Quella a semplice flusso è un sistema composto da una serie di aspiratori posti nelle stanze più sporche a livello di qualità dell'aria, come bagni e cucine. Quindi si aspira l'aria dai bagni e dalle cucine e dalle aperture regolabili per l'immissione di nuova aria pulita agli ambienti nobili come camere e soggiorni. Quindi nelle camere e soggiorni si preleva dall'esterno aria nobile e pulita. I vantaggi del semplice flusso, ve li lascio leggeteveli per conto vostro. I più importanti tre vantaggi sono la versatilità di posa, la semplicità di posa e l'economicità. Sotto l'aspetto degli svantaggi inutile dire che in particolar modo non c'è praticamente alcuna filtrazione. Quindi questo sistema sostanzialmente sostituisce l'apertura delle finestre ma immette comunque aria esterna della qualità pari pari di quella che c'è fuori. Sistema doppio flusso è un sistema composto da una serie di bocchette nelle varie stanze di aspirazione. Imissione dell'aria. Queste bocchette sono collegate a un recuperatore di calore a una specie di scatolotto tramite un sistema di tubazioni e dal recuperatore partono altre due dorsali che vanno una a buttare fuori l'aria sporca esausta e una a prelevare l'aria pulita. Che poi le due si incrociano all'interno dello scatolotto dove c'è uno scambiatore e l'aria in inverno stiamo parlando in, in uscita calda riscaldata all'interno dei locali, cede con rendimenti circa il 90% calore all'aria in immissione, temperando quindi l'aria fredda che entrerebbe dall'esterno e rimettendola nell'ambiente i vantaggi e gli svantaggi principali anche qui mettete in pausa e leggeteveli tutti il vantaggio principale è che qui abbiamo davvero una filtrazione dell'aria e quindi una qualità veramente eccellente dell'aria all'interno del locale quindi riduzione di allergie, pollini e quant'altro abbiamo visto nelle slide precedenti gli svantaggi chiaramente ha un costo abbastanza elevato però ne vale la pena e in più si ha comunque un risparmio energetico perché abbiamo il recuperatori di carbonio come si progetta un impianto? Dopo aver definito i dati di partenza, come abbiamo visto nelle slide precedenti, se previsto, si sceglie il recuperatore e si acquisiscono i dati aeraulici. In base alle portate e alle posizioni, si ipotizza in prima istanza una possibile distribuzione e relativo dimensionamento. Si verifica il bilanciamento dei rami di distribuzione e se la prevalenza dei ventilatori vince le perdite di carico lungo il ramo più svantaggiato, allora si può partire. Chiaramente ve l'ho fatta semplice, ci sono aspetti importanti da analizzare. Quindi vi consiglio: cercate professionisti seri sul territorio che vi possano dare una mano. Io mi faccio un minimo di pubblicità, sono a vostra disposizione per eventuali progettazioni a livello nazionale, qualora foste interessati basta che mi contattate al sito dello studio www.edilant.it o tramite contatti qui sotto o facebook. Ma andiamo avanti, è al piccolo angolo di pubblicità che non fa mai male. Parliamo di dichiarazioni di conformità, sia che si parli di dichiarazioni di conformità che di dichiarazioni di rispondenza senza il diametro 3708, è necessario distinguere due, anche qui, macro tipologie di impianti di ricambio d'aria. La ventilazione controllata standard in questo caso il DM3708 non prevede nel proprio campo di applicazione questi tipi di impianti perché non è, non è compreso fra le lettere previste dal DM quindi ci sono due possibili soluzioni non si rilascia alcune dichiarazioni di conformità oppure si rilascia una dichiarazione di conformità cancellando ai sensi del DM3708 perché appunto non è nel suo campo di applicazione ricordatevi che se il cliente chiede dichiarazioni fiscali o conto termico è richiesta dichiarazione di conformità quindi rilasciatela anche se non è prevista e voi clienti richiedete la come mettetela come clausola nel contratto per il lavoro, di farvi lasciare la ricreazione di conformità perché è comunque una garanzia. Per quanto invece riguarda la ventilazione meccanica controllata di tipo climatizzato, il DM3708 all'articolo 1,2 lettera C, prevede appunto questo tipo di impianto. In questo caso è semplice: se rilascia le creazioni di conformità, ai sensi del DM3708. Eh, parliamo di ventilazione meccanica climatizzata. Non ne abbiamo parlato prima perché, perché normalmente nell'ambito residenziale le portate della ventilazione meccanica controllata sono talmente basse che è quasi impossibile associarci un sistema di raffrescamento e riscaldamento collegato diverso è il caso nel terziario o nel, nel commerciale in cui le portate in certi contesti sono più alte e in quei casi è possibile però previa eh, idonea valutazione da parte di un professionista valutare appunto di climatizzare appunto di riscaldare o di raffrescare l'aria proveniente dalla ventilazione meccanica controllata parliamo ora di detrazioni o incentivi come il conto termico sia che si parli di detrazioni fiscali che di conto termico 2.0 è necessario distinguere due, anche qui due macro tipologie che sono le stesse di prima la ventilazione standard è possibile in certe condizioni rientrare nel solo la detrazione fiscale del 50% diretti alle ristrutturazioni edilizie quindi il 65% in questa ventil nella ventilazione standard scordatevelo il conto termico scordatevelo il 50% di detrazione segue le regole specifiche delle ristrutturazioni edilizie andatevelo a vedere ho fatto un video sulle detrazioni del 50%, andatevelo a vedere perché è comunque molto interessante. Contattate per entrambe le macro tipologie sempre i numeri verdi dell'Agenzia delle Entrate del GSE per capire se il caso in cui siete effettivamente ricade in questo tipo di detrazioni. Questa, questa slide è una mia interpretazione basata sulla mia esperienza e sulla lettura appunto della normativa. però la mia interpretazione non è la Bibbia. Dovete come sempre vi dico andarvi a informare da soli perché la responsabilità, poi, soprattutto in quest'ambito qui, è del. Cliente finale che richiede le trazioni perché vengono a cercare voi. Per quanto riguarda invece la ventilazione meccanica controllata è possibile entrare nel 50% in determinati casi, ma si parla solo di residenziale in quel caso e quindi non credo lo applicherete mai. Del 65% del conto termico e ovviamente alle condizioni in cui ricadono le trazioni 65 per riqualificazione energetica e quella del conto termico. Dovete appunto verificare. Andate a vedere anche qui: ho fatto sia per il conto termico sia per le trazioni 65%, circa una di video nel canale andatevi a vedere perché ripeto sono molto interessanti. Quanto mi costa l'impianto? Non lo sappiamo. È inutile, non, non ve lo dirà mai nessuno al volo così quanto costa. Perché? Perché chiaramente bisogna analizzare il caso in cui si è: in base alle portate, in base alle esigenze, se è doppio flusso, singolo flusso, eccetera, eccetera. Può costare poco, può costare molto, in base alle tasche, è soggettivo, in base appunto alle, alle portate in gioco, se è una residenza, se è un'attività e quant'altro. Però una cosa intelligente che può essere fatta è la predisposizione. Perché il costo più importante della ventilazione meccanica controllata è il recuperatore di calore, lo scatolone che si diceva prima. Voi potete farvi posare le tubazioni, farvele arrivare in un determinato punto e non comprare lo scatolotto, il recuperatore. Qualora poi voleste metterlo, lo comprerete, lo aggancerete e avete la ventilazione meccanica controllata. Una predisposizione in una situazione di ristrutturazione o di nuova costruzione costa relativamente poco e vi permette. Qualora aveste poi anche problematiche di muffe o quant'altro, di poter correre ai ripari semplicemente installando il recuperatore di calore, cosa ben diversa: non installare nulla. Poi avete muffe e dovete installare anche le tubazioni. Quindi spaccando o ricoprendo le tubazioni col carton gesso non è proprio l'ideale. Allora, con questo finito, se non vi siete addormentati, potete scollarvi gli spilli sotto gli occhi con lo scotch e riposarvi un attimo. E se siete ancora in grado di proseguire, potete vedere il secondo video di approfondimento sulla ventilazione meccanica controllata perché ci sono un sacco di aspetti interessanti. e Ripeteremo tutta una serie di concetti già trattati in questo video, ma vi assicuro che ha un tenore leggermente diverso e ci sono delle sorprese. Vi invito a vederlo. Per adesso, se il video vi è piaciuto, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale stesso. Se avete bisogno di me in qualche maniera per progettazioni e consulenze, rimango a completa vostra disposizione al canale YouTube su facebook sul sito www.edilant.it condividete questo video dove ritenete opportuno perché l'ottica è sempre quella di alzare il livello di cultura generale per poter avere sempre un livello di maggior qualità delle installazioni impiantistiche e comunque anche clienti sempre più preparati che è la cosa fondamentale perché le fregature purtroppo sono infinite con la crisi vi ringrazio vi auguro una buona giornata e un buon lavoro ciao